Bentornati ragazzi, io sono Zeffio e oggi siamo in un nuovo gameplay di My Summer Car. E oggi cosa faremo? Andremo innanzitutto a riprenderci l'auto, sperando che il tizio l'ha finita. Mi pare che ieri mi abbia telefonato e ha detto che l'auto è pronta. Poi oggi facciamo l'ordine per acquistare i pezzi. Poi, visto che gli devo riportare la sua auto, che di benzina veramente poco, che cosa facciamo? Noi da qua facciamo questo giro qui, ok? E così, così. Andiamo qua, facciamo rifornimento, spediamo la lettera con gli ordini delle nuove cose che ci servono, poi ripartiamo di qua, così, arriviamo dal meccanico, riprendiamo la nostra auto e torniamo a casa. Sperando che non succeda niente nel tragitto, ecco. Ok, allora, andiamo qua, acquistiamo. Visto che abbiamo 9.000 crediti, che ho fatto vari lavori tra cui trasportare il legname e andare a spurgare le case, già ho un altro carico pronto lì. Allora, ordiniamo questo, poi ordiniamo dunque il volante. Sì, dai. Volante nuovo. E poi tutti questi pezzi. Questo. 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 E questo. Benissimo. Ecco qui la lettera. La prendiamo. La buttiamo delicatamente sul sedile dell'auto. Così. Proprio, vabbè, e partiamo. Con la nuova patch hanno aggiunto la possibilità di fare l'autostop. Eh sì, dovrebbe essere il tasto O. Eccolo qua. Vedete? Col polso tutto storto. Che cavolo hanno fatto? Ma perché dico io? Ma poi il pollice quando è grande, dai. Un po' troppo. Questo va a finire il video, va bene. Ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete mi piace. L'autostop si può fare soltanto nella zona sterrata, dove passa la macchina quella lì verde, la 127. Merda, sbirri! Frena, frena! C'ho un nuovo autopilox! Buongiorno! Sì. Oh, scusa se gli ho aperto la porta. Ok? Ma se andrà? Grazie, arrivederci. Benissimo. No, non va dritta, non va dritta. Parcheggiamo, prendiamo la lettera e la buchiamo. Apriamo qua, svitiamo il tappo. Beh dai, direi che basta così, dai. Ma sì. Basta, basta. Quanto costa? 209. Ah, allora ci prendiamo pure un po' di patatina. Patatine, birra ce la dovrei avere in macchina là. Grazie, arrivederci. Oh, che succede? Ehi! Piano. Ma sei brutale. Ok, mettiamoci comodi. Chiudiamo, boh, in faccia proprio. Ma
Ce la fai ad andare dritta? Chiedo troppo? Marca puttana! Ok, ok, non è successo niente. Eccoci. Ui! Meno male che i pali sono trasparenti. Amico, visto che ti sei divertito a pitturare l'auto, Mamma mia, che schifo. Complimenti. Vabbè, va. Bevo, come da tradizione. Poi la schiaffo là dentro. A posto. Guarda quando so che gentile, vai, gli regalo pure una birra. A posto. Ok. Ora, torniamo a casa. E aspettiamo che arriva la telefonata del negozio che sono arrivati i pezzi. E nel frattempo potremmo pure andare a consegnare la legna. Vabbè, mo vediamo, dai. No, che sta succedendo? Perché fumica? Ma no, dai. Guarda la temperatura. No. Un brutto presentimento. Oh no, ci manca qualcosa. La cinghia, ma porca puttana. Che cazzo. Esci qua lo stesso, non chissà dove andrà a finire, ma... vabbè, niente. È giunta l'ora di fare l'autostop. Vabbè, lasciamo pure aperto qua. Ci metto pure... mettiamo pure il triangolo. Mettiamo il triangolo. Vabbè, dai, mo lo metto qua, dai. Oh, eccolo, sta arrivando, va. No, ho sbagliato dito. Ecco. Ehi, fermi. Non si sono fermato, grande. Allora, devo bere un po'. Cazzo, che c'aveva due mani sinistre? Oh, grande amico che ti sei fermato. Grande. Possiamo andare? Scusa se faccio la pipì in macchina, ma... ecco, faccio così, dai. Va bene? Andiamo con calma, non c'è fretta. Finisci pure a bere e a fumare la tua sigaretta. Arriviamoci sani a destinazione, eh? Non è che mi fido tanto di questo. Piano che qua facciamo una brutta fine, eh? Guarda, se mi porti pure lì vicino davanti al negozio sarebbe fantastico. Ma cazzo vai? Oh, di là devo andare. Di là. Che è sta strada, mo? Attendo, qua ci sta la curva, eh. Piano. Piano. Per fortuna che ti ho detto di andare piano. T'ho cacciato. Ti infilo il pollice nell'orecchio. Dai. Niente, non ce la fai, eh. Va bene, non fa niente. Puoi lasciarmi qua, eh. Grazie del passaggio comunque, eh. Ciao ciao, ci becchiamo in giro. Ma porco tu.
No, non dirmi che il negozio è chiuso. No, è chiuso il negozio? Oh, a posto. Niente, piano B. Piano B. Sapete come si fa, ragazzi? Vabbè, andiamo, mangiamo. Ci facciamo tre bicchierini. Oh, oh. La sola visuale diventerà un po'. Ok. Altro per favore. Alla salute. Ah. Un altro per favore. Un altro di quello potente. Wow. Oh mio Dio. Ah, oh, proprio quello che mi serviva. Oddio. Wow. Oh. Alla salute. Oh, comincia a fare effetto. Oh. Come sono arrivato a casa? Oddio, oddio, oddio. Tremo tutto, tremo tutto. Pipì. No, mi piace, pipì. No, il telefono adesso no. No, ti prego. Sì. Ah, sono arrivati i pezzi, sì, ho capito, sì. Grazie, grazie. Grazie, dovrò riprenderli quando mi sentirò un po' meglio. Facciamoci sta sauna e poi andiamo a prendere i pezzi. Adesso vado a prendere il furgoncino che l'ho lasciato di qua. Allora, quanto carburante c'hai tu? Ah, il pieno, a posto, preciso. Ok. Mettiamoci così. Ah, eccola qua. 5.756. Ah, aspetta però. Volevo ordinare pure qualcosa da mangiare. Prendiamo tutta sta roba. Cominciamo a metterla nel furgone. Quanto è grande questo? Se lo metto così. Torniamo a casa. Anzi, va, quasi quasi mi sa che provo a trainarla. Sperando che non mi si sfascia niente, perché se no mi incazzo. Dai, mo ci sta pure il posto di blocco. Questi mi fanno perdere tempo. No. Ma perché non fermate quello? Devi fermare a me, io sono bravo. Io rispetto tutte le regole.
Ancora il triangolo non si è cascato. Fortuna. Allora, andiamoci così. Prendiamo il triangolo. Ma questo è scemo! Aspetta, se lo metto un po' più... Se io il filo lo metto un po' più vicino, no? Aspetta un attimo. Tipo così, no? Come se fosse il rimorchio. Cioè non dovrebbe andare a destra e a sinistra tantissimo. Più o meno come se avessi una roulotte dietro. Ecco. Diciamo così. Ecco, ho voluto tagliare e questo è il risultato. Ho sentito qualche pezzo che... E infatti... Oh, mamma mia! È stata un'agonia, oh, quell'arrivare fino a qua. Oh, che stanchezza. Fanculo. Guarda, se non si stuccava la cinta... Avevo fatto mille cose. Ok, prendiamo il cacciavite per adesso. Oh, così. Ok. Poi facciamo con la rotella. Lo spostiamo un po'. Prendiamo la cinghia. Vediamo se ce la fa mettere, devo... Ok, con la rotella riallontaniamo l'alternatore e il telefono, mo, che cavolo è? Ah, è la casa lì vicino al meccanico. Sì, da spurgare. Capito, capito. Non c'è tempo. Ok, adesso la mettiamo dentro al garages. Ok, così va bene. Ed ora facciamo un bello unboxing. Vediamo qua che c'è. Bellissimo il nuovo radiatore. Ok. Il nuovo volante. Doppio carburatore. La nuova marmitta. E qua sicuramente sarà i pezzi, eccoli qua. Mi sa che mi manca qualcosa. O forse non l'avevo ordinato.
Vediamo un po'. Trolliamo subito. Ah sì, ordine. Ah, si vede che lo ha lasciato là. Al negozio. Vabbè. Lo andrò a riprendere. Allora, ragazzi, visto che qua ci sta come minimo altra mezz'ora di video. Poi devo andare a riprendere quell'altro pezzo. Facciamo così, per oggi il video finisce qui. Spero che vi sia piaciuto. Purtroppo è successo quella cosa. Si era rotta la cinghia. Mannaggia, non me l'aspettavo. Vabbè. Vabbè, dai, spero che non vi siete annoiati, ecco. E la prossima volta monteremo tutto. Andremo a provare la macchina e vediamo come va, se è possibile fare un tempo migliore di quello. Niente, ragazzi, io vi saluto, mi raccomando, commentate, mettete mi piace se vi va e ci vediamo al prossimo video. Statemi bene, bye bye!